Buonasera ai telespettatori e a tutti gli intervenuti anche quest'anno alle Muse a Notturni, le Muse di Reggio Calabria. Non poteva mancare quest'anno anche la mia presenza su invito del professor Livoti, che ogni anno ha la sensibilità di coinvolgere i territori anche della provincia, in questo caso anche i territori legati al Basso Ionio. Partecipiamo ogni anno perché si è creata tra l'Accademia Le Muse, si è creata una sinergia con tutta la provincia, ma in modo particolare con il territorio del Basso Ionio e nello specifico dell'area, i comuni dell'area grecanica, per cui ormai le attività che l'associazione Accademia Le Muse porta avanti viene coinvolto in prima, direttamente il nostro territorio. Per cui quest'anno all'inaugurazione, come sindaco dell'area, come neosindaco, ho il piacere di essere presente in una veste diversa. L'avrei fatto anche come cittadino, come una sorta di socio non frequentante per motivi di tempo, però un socio che condivide appieno il coinvolgimento che il professor Livoti e che tutti i soci dell'associazione portano avanti con una sorta di dedizione particolare nel tentativo di far conoscere l'arte del nostro territorio e soprattutto la cultura più in generale. Per arte intendiamo anche la pittura, la scultura, ma soprattutto i beni culturali più in generale, così come anche le Muse ha fatto tanto per la letteratura, la nostra letteratura calabrese, e anche per le attività che sul territorio vedono le persone che vogliono produrre cultura impegnate, e nel tentativo di metterle in rete si spende costantemente e quotidianamente. Diciamo la verità, quasi sempre, anzi direi sempre, ci riesce, perché ormai costituisce una realtà su Reggio Calabria importante, della quale nessuno disconosce l'esistenza, e soprattutto una realtà che, insieme alla collaborazione nostra, insieme alla collaborazione dei principali attori del territorio, ancora a più alto livello del nostro, può produrre risultati significativi sotto l'aspetto della programmazione culturale futura, che deve vedere appunto questa zona rinascere e risorgere, unitamente ad un investimento che il governo nazionale dovrà e non potrà tardare a fare rispetto a ciò che sono le infrastrutture. Quindi noi abbiamo il compito di portare avanti quello che sono i nostri valori, il governo centrale ha il dovere di rendere possibile la fruizione, e questo è un impegno che può avvenire solo se ci sono elementi come l'Accademia Le Muse, come i soggetti principali attori, oggi definiti con un termine inglese stakeholder, portatori di interessi, che si spendono sul territorio e lo fanno credendoci fino in fondo, così come spassionatamente e molto immodestamente lo faccio io, ma come certamente, questo gli viene riconosciuto da tutti, lo fa il professor Livoti sul nostro territorio. Con Aldo Vincenzo Pecora, giornalista, scrittore, blogger, fondatore di uno dei movimenti più importanti dell'antimafia, Ammazzateci Tutti, che ad oggi è una delle più grandi organizzazioni antimafia del movimento giovanile, questa sera al premio Le Muse. Sì, devo dire anche la verità, se non è il primo, forse è il secondo premio che ricevo in Calabria, non che mi piacciono i premi, però sono particolarmente felice perché avviene qui, avviene a casa mia, avviene a due passi da quei luoghi che ho frequentato durante la mia adolescenza e che continuo comunque a frequentare, anche se professionalmente mi trovo più spesso, molto di più fuori dalla Calabria. Sei di Polistena, ma d'adozione romano. Esatto, romano prima per studi e poi per lavoro dal 2004, e anche comunque reggino di nascita perché sono nato a Reggio Calabria, ma tutti i paesi qui del nostro territorio, da quelli dell'area grecanica, la ionica, la tirrenica,
compresa la città di Reggio, che ormai diventa l'area metropolitana. Io mi sento da essere, diciamo, uno di quelli della generazione dell'area metropolitana. Ho vissuto da quando ero ragazzino, prendendo prima gli autobus di Lirosi e poi i treni da Rosarno e Gioia Tauro per venire qui, avevo amici qui da queste parti, e siamo la generazione che ha iniziato a fare antimafia in Calabria. Non che altri non la facessero, noi la facciamo meglio di altri, semplicemente mettendo insieme tutte le realtà del territorio siamo riusciti a Locri nel 2005 a realizzare quella grande mobilitazione che poi si è piano piano riverberata in tutta Italia. Infatti uno studioso di movimenti mafiosi, e poi Ammazzateci Tutti è uno, come detto prima, uno dei movimenti, diciamo, con un alto numero di giovani, questo la dice lunga. Oggi ci sono ragazzi più piccoli di me che sono molto più bravi di me. La prima generazione di, diciamo, dirigenti, se vogliamo dare una identificazione all'interno del movimento, io avevo 19 anni, all'inizio eravamo i primi, eravamo i più grandi, ma subito dopo di noi sono arrivati ragazzi di 15-16 anni che a loro volta hanno coinvolto bambini anche delle scuole medie, delle scuole elementari, e oggi sono gruppi di Ammazzateci Tutti, per carità non enormi, ma presenti in ogni territorio, soprattutto in Calabria. Noi non siamo, ripeto, non ci riteniamo migliori né peggiori di altri. Io personalmente ho anche attività, diciamo, di consulenza fuori dalla Calabria. E l'ho fatto per il comune, per esempio, di Busto Arsizio, ho fatto l'esperto, diciamo, di tematiche antimafia, ma semplicemente perché lì sono stato tra i primi 10 anni fa a dire: guardate che l'andrangheta è venuta qui. Quello che ci tengo anche a dire lo faccio gratis, perché il mio lavoro ce l'ho da giornalista, non guadagno tantissimo, però mi guadagno da vivere col mio lavoro. Per noi l'antimafia, questa è la nostra cifra, la nostra ragione sociale, non deve essere un qualcosa che si fa per mestiere, lo devi fare come una missione civica, e quindi si fa gratis. Fare gratis, ma anche fare rete, ed è fondamentale soprattutto quando ci sono tematiche così importanti. Ma un'ultima notizia, un'ultima, ecco, domanda proprio come chiusura, al di là dei vari studi che si fanno sulla Calabria, ma fondamentalmente cosa pensa lei della Calabria in quanto terra, al di là di 'ndrangheta e quant'altro? Penso che siamo una regione che si racconta malissimo, abbiamo il gusto dell'orrido e pensiamo che la vita sia una fiction, che quindi fa fico raccontare le cose brutte di questa terra senza raccontare le cose belle. Le cose belle ci sono, le cose brutte le facciamo raccontare agli altri, e noi ci convinciamo che quella è la verità, è la realtà. Non è vero, non è la Calabria che viene raccontata. Voi siete a Melito e conoscete il territorio meglio di me. Io non posso credere che in questi territori, Reggio, Melito, Bova e tutti i paesi anche che si affacciano poi sull'area tirrenica, Gioia Tauro, Palmi, dove sono i mafiosi? Li conosciamo, sappiamo chi sono, ma alla fine pochi li denunciano, e quello è il problema. C'è un humus che è da cambiare. Io nel mio piccolo, con la mia attività professionale, ho cercato innanzitutto di capire da che parte stare, imparare a riconoscere quelli che sono anche gli anticorpi in un territorio e anche esaltarli. Ho lavorato a Re Educational, però non è che i miei servizi, che erano non è che voglio fare, diciamo, promozione alle cose che facevo io, ma raccontavo storie soprattutto di ragazzi come noi che facevano, erano impegnati nel sociale, in tante realtà, non solo in Calabria. La TV per insonni dava spazio alle nostre storie, alle belle storie, alla foresta che cresce, la davamo in onda dopo Marzullo. Oggi come oggi, purtroppo, le notizie di cronaca, soprattutto di cronaca nera, i morti ammazzati fanno più notizie di eventi culturali, ma anche come questo. Questo è un mondo dove, io ringrazio anche, ne approfitto, il presidente Giuseppe Livoti, la vostra associazione, quello che sta facendo questa realtà qui sul territorio è molto importante, perché non si vince la battaglia lasciandola fare soltanto ai magistrati e alle forze dell'ordine, ma convincendo la gente a livello anche culturale che questa terra può fare veramente tanto, che ha già dentro il suo valore intrinseco, e dobbiamo essere bravi anche a distinguere, anche a casa nostra, i buoni dai cattivi, ma non isolandoli i cattivi, convincendoli a venire dalla nostra parte. Quindi più cultura e meno pistole. Esatto, le pistole ormai sono state abbandonate, la mafia si è evoluta ed è diventata una roba di molto più importante diciamo, della parte criminale. Con la cultura, le armi della cultura vinceranno su tutto. Siamo con il direttore del coro Ruggero Coin, il maestro Aldo Gurnari. Sì, è il coro di Bova Marina. Noi siamo stati invitati questa sera a questa manifestazione in questo bel cortile dell'associazione Le Musi.
a fare un nostro intervento in occasione di questa premiazione. Noi faremo il nostro intervento ovviamente musicale, la peculiarità nostra è quella di cantare il greco di Calabria, noi siamo dell'area greca della Calabria e quindi stasera proporremo un repertorio che va dal greco di Calabria, anche ebraico, così per fare omaggio alla cultura, diciamo, che ha coinvolto il nostro territorio, quella ebraica. Sappiamo del ritrovamento della seconda sinagoga più antica d'Europa e poi un piccolo stacco pop alla fine per concludere il nostro intervento. I notturni con Giuseppe Livoti danno rilievo ai viaggi calabresi, quindi ampio spettro anche a quella che è l'area grecanica. Certo, noi effettivamente questa sera rappresentiamo quella parte della Calabria, quella greca in questo caso, insomma, ecco. Grazie. Prego, buona serata. Facciamo un applauso così riscaldiamo la nostra atmosfera. Benvenuti qui al cortile delle Muse.
Allora, noi intanto vi diciamo buon viaggio. Quest'anno il nostro tema, il nostro leitmotiv, con tutte queste fotografie che vi, tra poco vi faremo vedere, è un po' un viaggio particolare, un viaggio nel mondo della Calabria. E naturalmente una serata questa molto, molto particolare. Pregherei Fermo di mandare le fotografie delle muse, per favore, Domenico. È una manifestazione questa che vuole continuare nella tradizione dei premi delle muse, premi che sono stati dati a tanti personaggi nel tempo e negli anni. Sono circa 12 anni che noi consegniamo dei premi importanti, e chiamo qui accanto a me per un saluto la vicepresidente, la professoressa Teresa Polimeni Cordova. Le fotografie intanto vanno avanti. Buonasera. Buonasera a tutti, e rivolgo il mio saluto ai nostri ospiti, ai nostri soci, a tutti gli amici simpatizzanti che comunque seguono l'Associazione Le Muse. Stasera, come diceva il nostro presidente, è di scena la Calabria, è una terra privilegiata la nostra, è talvolta onorata, non sempre, ma comunque nella maggior parte dei casi onorata da tanti talenti calabresi che noi vogliamo ricordare, e stasera ne premiamo uno, sicuramente un nostro giovane, così come il primo cittadino di Rovudi, un nostro paese grecanico. E quindi sul legame della memoria riandiamo alle nostre radici che sanno di cultura classica, e alle nostre tradizioni elleniche, di cui noi siamo i custodi, perché riportiamo e amplifichiamo nel tempo quelli che sono gli aspetti più peculiari della nostra cultura, che va comunque rispettata, onorata e seguita da tutti noi calabresi, per cui ci pregiamo di essere tali. Grazie alla professoressa Teresa Polimeni. Allora, grazie alla vicepresidente. Beh, perché gli incontri quest'anno hanno questo titolo, Viaggi Calabresi? Perché, come dice Proust, il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere occhi nuovi. E proprio con questi occhi nuovi noi ci apriamo stasera, serata di consegna di un premio prestigioso, diceva la vicepresidente, un giovane che coniuga il territorio al saper fare, e perché no, a quello che è anche il ruolo che occupa, e quello noi lo vedremo nel corso di questa serata. Ma stasera vi vogliamo raccontare anche di una Calabria buona, di una Calabria vincente. E avendolo incontrato tempo fa, avevo detto, sarai tu a inaugurare ufficialmente da un punto di vista istituzionale il primo dei due notturni delle muse. Chiamo qui accanto a me un giovane sindaco che ha furor di popolo e che rappresenta l'area grecanica. Noi lo conosciamo già come consigliere provinciale, ma la provincia, sapete bene, non c'è più, e lo ritroviamo e lo accogliamo, nuovo sindaco di Rovudi. Ecco a voi Pierpaolo Zavettieri. Buonasera carissimo. Tanti impegni, tante realtà. Ecco, e prima era partita una fotografia. Quelle signore sono delle signore di Rovudi. Una fotografia che dimostra come il tempo passa, perché ognuno di noi, no, ha una storia da raccontare. Un territorio che ha tanto da dire. E il sindaco del cambiamento? Speriamo di sì. Buonasera a tutti, buonasera al professore Livoti. Non è il primo anno che partecipo a questa iniziativa, l'abbiamo fatto in altre vesti, ma anche come persone vicine a questa associazione, l'Accademia Le Muse, che conosciamo io personalmente dall'inizio del suo percorso, perché si è prodigato sempre sul territorio, giungendo anche sino a Bova Marina già 12 anni fa, comunque 10 anni fa circa, nel tentativo di portare la cultura e il lavoro che loro quotidianamente con grandissima bravura, conoscenza e competenza riescono a portare avanti. Noi abbiamo avuto a Bova Marina l'esperienza della prima pinacoteca comunale, per la passione che Giuseppe Livoti ha personalmente, ma anche per quello che portano avanti.
e questo è stato un contatto iniziale che mi ha visto, diciamo, apprezzare di anno in anno il proprio lavoro. Così negli anni della provincia, appunto, siamo stati vicini sul piano anche personale, certamente non troppo istituzionale, perché hanno fatto sempre tutto da soli, quindi non hanno avuto mai grandi sostegni dal punto di vista economico amministrativo. Quest'anno mi sono ovviamente lusingato di questo invito nella veste di primo cittadino. Riconosco diciamo il prospetto di quelle case che non apprezzo particolarmente, perché sono le case che sono state date a seguito dell'alluvione del 1971 a delle persone che appunto hanno perso la possibilità di vivere nel proprio paese, nel proprio borgo, e oggi il borgo disabitato, totalmente disabitato, bellissimo. Vi invito a ricercare le immagini anche su Google per chi proprio non ha questa, diciamo. Sì, questa non è. Questa è la piazza del Comune Nuovo, però io inviterei anche a guardare le immagini del borgo. È un borgo che appunto domina, ecco, vedete su un crinale particolare, una diciamo un'immagine suggestiva, unica probabilmente nel territorio calabrese in quella condizione specifica. Oggi è a zona rischio idrogeologico R4, quindi se non c'è un grande progetto importante, quindi non con l'ordinaria amministrazione, certamente non riusciremo a riqualificarlo, ma si sente sempre di più parlare di riqualificazione dei borghi, di accoglienza. Per esempio le linee guida recenti della Comunità Europea puntano anche a progetti simili sull'accoglienza e anche su progetti nuovi, per cui nei 5 anni, se avrò l'opportunità di guidare il Comune per 5 anni, cercheremo di spenderci in tal senso. E però la testimonianza mia può essere anche un gancio con la serata di questa sera, in cui sarà premiato il giovane, perché è giovane anche se ormai ha tanti anni di esperienza alle spalle, ma insomma mi diceva che ha 30 anni, quindi è giovanissimo, non come me che ho superato i 40, quindi sono ormai, diciamo, nel mezzo del cammino di nostra vita. Lui ancora è all'inizio, quindi, però l'abbiamo conosciuto nella grandissima campagna all'indomani dell'omicidio Fortugno, essere impegnato sul sociale. Oggi lo apprezziamo, diciamo, anche in altre vesti, con una grande presenza anche sulla televisione, non troppo dal punto di vista, diciamo, dell'apparenza, ma della sostanza, come appunto l'impegno che ha sul, diciamo, essendo all'interno di meccanismi che appunto poi sono quei meccanismi per cui anche la Calabria può avere una risonanza diversa per le cose buone che riesce a dare. E quindi Accademia Le Muse, Associazione Le Muse, città metropolitana. Città metropolitana ha anche un'appendice che dovrebbe essere la zona più omogenea di tutte le altre, per cui all'interno di questo processo di cambiamento si sta parlando molto di zone omogenee. L'area grecanica è, dal punto di vista istituzionale, ma anche geografico, è la zona più omogenea di tutte le altre, che la piana è molto ampia, distingue diverse zone, così la Locride media e alta distingue più zone, l'area grecanica è più omogenea nel reale accezione appunto del termine, per cui l'Accademia Le Muse e l'area grecanica in questo caso hanno camminato nel corso degli anni di pari passo, e quindi molte sono state le attività, e immagino molte lo saranno ancora, perché godiamo dal punto di vista paesaggistico e anche culturale di 2800 anni di storia, per non parlare di, diciamo, di conoscenze che io non ho, e quindi si riferiscono a 9000 anni di storia, che abbiamo a Bova Marina, per esempio la sinagoga ebraica più antica d'Europa, la seconda più antica d'Europa, ma da 2800 anni a questa parte c'è stata appunto l'esperienza magno-greca, che ha lasciato una serie di testimonianze importantissime, e che oltre al nostro lavoro istituzionale e a tutti coloro che ci hanno messo un impegno particolare a portare avanti questa cultura, tutelata da una legge nazionale sulle minoranze linguistiche, abbiamo un grandissimo alleato, una grandissima alleata, che è l'associazione Le Muse, che si spende quotidianamente. Quindi io mi fermo qui, non so se l'ho fatta breve, media o lunga, mi fermo qui, diciamo, associandomi all'Accademia Le Muse sul premio che viene consegnato questa sera ad Aldo Pecora,
un abbraccio ideale a tutti voi e se, perdonatemi se andrò via prima, questa sera fa 10 anni mia figlia e gli ho fatto un'imboscata a mia moglie, cioè sono scappato letteralmente pensando di sbrigarmi entro le 10 e alle 10 sono qui, devo rientrare a pomeriggio, quindi vi chiedo umilmente scusa, grazie. Grazie, grazie. Grazie caro sindaco, ci ritroveremo perché sapete che nel programma delle muse ecco, spesso andiamo a visitare, sicuramente in inverno andremo a visitare Rocuti e faremo qualcosa anche a Rocuti così come lo facciamo sempre e così come nelle prossime settimane il 16 saremo a Sant'Ilario dello Ionio, il testimone passerà domenica prossima al sindaco di Sant'Ilario dello Ionio, noi faremo una manifestazione lì e addirittura caro Pierpaolo giorno 26, il giorno di Sant'Ilario, Anna, il coro delle muse diretto da Enza Cuzzola, noi apriremo proprio l'avvenimento dell'apertura della cappella di Sant'Anna, che è un avvenimento che viene fatto una volta l'anno proprio a Sant'Ilario, quindi anche questo fa parte della Calabria che vi vogliamo raccontare. Naturalmente io ancora il premiato l'ho nominato, il sindaco non l'ho nominato perché poi lo nomineremo come si deve nel corso della serata e io vorrei proprio che il premiato di questa sera l'amico Aldo vedesse qual è il lavoro che viene fatto anche dal mondo della scuola e allora chiamo qui la professoressa Quattrone e Candeloro con un giovane attore, li chiamo qui perché dovete sapere che questi signori, in rappresentanza dell'Istituto Alvaro Geppione, tra poco vedremo un corto molto bello, dedicato al grande scrittore no, del periodo romano, Cassiodoro. E allora se domenica utilizzano il CD che ho dato su Cassiodoro, noi andiamo a guardare, vedrete una proiezione veramente, veramente intensa e bellissima. Silenzio e ascoltate. Oggi ragazzi parleremo dell'anima e del sogno. L'anima è più sottile e trasparente dell'aria. L'aria generalmente è percepibile, ma noi non siamo in grado di percepire l'anima. Questa non è una mia definizione, ma sono passi tratti da De Anima di Cassiodoro, che troverete a pagina 66 sul vostro libro. A volte accade che la mente vengano suggerite idee contrarie a quelle che ci eravamo proposti. Il senso del pulito è ostruito, creiamo lo sguardo fisso e da tali segni si percepisce che l'anima si è ritirata nei suoi recessi. L'anima vede moltissime cose, come uscendo dal corpo. E si estende dappertutto, si muove, si innalza, ondeggia, gira in se stessa come se corresse in un grande spazio. Veniamo trasportati in un luogo magico, dove davanti ai nostri occhi, per effetto dell'immaginazione e della nostra fantasia, si presentano immagini che sono assenti, ma ci riempiono di così grande dolcezza che non esiste nulla di simile. In quel luogo sarà sempre giorno e il cielo sempre sereno. La vista dei fiori ci rianima, ricolmandoci di una gradevolissima letizia. La sfera del sole brilla sereno e accarezza i sensi del nostro animo. Anche la luce terrena di quanto piacere ci riempie. E ora, con grande diletto, contempliamo l'azzurro mare, la purezza dell'aria, la terra verdeggiante, le stelle che brillano, la vista dei fiori ci rianima, ricolmandoci di una gradevolissima letizia. Letizia! Letizia! Avete visto quello che è un video
interessante, ha vinto il premio nazionale Vivarium Cassio d'Oro, ecco un giovane protagonista perché gli altri erano impegnati, un applauso perché lui rappresenta tutti i ragazzi della scuola e le colleghe, la coordinatrice, la professoressa Rita Quattrone, l'attrice che tra l'altro fa l'esperta di letteratura, poi una docente attenta di matematica tra l'altro. Quindi allora l'esperienza, partiamo dal giovanotto, questa esperienza, ecco, noi siamo stati a Catanzaro per la consegna del premio che è stato consegnato da Don Bruno Tarzia, tanto per intenderci Don Bruno Tarzia è il direttore delle edizioni paoline, quindi ha un ruolo di prestigio a livello mondiale, perché sapete benissimo che le edizioni paoline hanno una casa editrice cristiana, tanto per intenderci. Tu come ti chiami, il tuo nome e cognome e come è andato il tuo lavoro? Mi chiamo Fabrizio Tripodo e questo cortometraggio è... L'applauso di vergogna! Mi sono divertito molto a svolgere questo cortometraggio. Secondo te il messaggio di questo cortometraggio? È un messaggio d'amore, volersi bene, di buoni sentimenti? Sì, secondo me sì. E invece le professoresse come sono state nell'aiutare? Oh, bravissime. Bene, bene, bene. Allora, la coordinatrice, professoressa Quattrone, quindi il lavoro che è stato fatto, bisognava creare un'idea, perché naturalmente le coordinate erano quelle di scegliere, di evidenziare un po' la tematica di Cassiodoro. Sì, effettivamente dovevamo mettere in sotto forma di filmato qualcosa che avesse a che fare con questo scrittore medievale che pochi in realtà, pur essendo calabrese, pochi conoscono. E quindi tutto il parlato che sentite nel cortometraggio sono proprio il testo di Cassiodoro. Io come regista non ho aggiunto nulla, assolutamente nulla, se non la traduzione dal latino, perché ovviamente ero un monaco medievale. E quindi diciamo abbiamo lasciato proprio che fossero le sue parole a parlare all'anima, e quindi ho pensato che niente fosse di più aderente al momento di crescita dei nostri alunni, di questa fase della loro preadolescenza, no? In cui scoprono se stessi e quindi anche l'anima. Professoressa, dalla matematica prestata alla letteratura, è stata brava, è vero, a tenere il libro, a camminare, eccetera, o no? Sono stata coinvolta dalla collega piacevolmente, devo dire. È stata una riscoperta di questo grande poeta e scrittore che è del nostro territorio. Comunque, con gli occhi dell'anima si può riscoprire tutta la bellezza del mondo, la bellezza che ci circonda, che magari è inosservata e in alcuni momenti, quando ci soffermiamo, l'ammiriamo con stupore e con bellezza, insomma, piacevole. E con gli occhi dello stupore e della bellezza, un applauso ai protagonisti e di quello che è stato un progetto che ci ha proiettato da un punto di vista nazionale. Quindi grazie a voi, viva il premio Cassiodoro e viva la scuola. Grazie, 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 grazie. Bene, come vedete stasera ci sono tante cose. A proposito, la prossima settimana vi posso dire, io ho sentito questa persona oggi, avremo una sorpresa, apriremo con una telefonata, ve lo posso dire già da ora perché è sicuro, qualcuno dice Livodi è diventato pazzo, sì sono diventato pazzo, apriremo con una telefonata con due personaggi importantissimi direttamente dal Vaticano. Chi ci sarà? E vi posso dire che sono uno dei personaggi a livello mondiale importantissimo. Un altro cura determinate cose, però io vi dico la prossima settimana, mi auguro che voi siete, perché avremo queste due telefonate, di più non vi posso dire. Dice Aldo, ma questo arriva del mezzo pazzo stasera. No, 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 no. Però c'è una ragione di senso, perché poi vedremo se lo faremo con Skype il collegamento, quindi avremo anche un richiamo e un invito che faremo per una cosa che si terrà a Reggio Calabria. Chiusa parentesi, serata dedicata ai viaggi calabresi,
I viaggi calabresi sono anche viaggi musicali. Un coro, quando io mi sono rivolto alla poesia per sapere di un coro importante, a tal proposito saluto il preside Campanella, saluto il dottore Zuccarà che sono sempre presenti e ci seguono nelle nostre serate. Mi è stato detto il coro che può cantare alle muse e in omaggio anche al premiato naturalmente, perché c'è una ideale continuità tra quello che vogliamo raccontare stasera. Il maestro è una persona a modo che subito ha accolto il nostro invito. Io chiamo qui sul palcoscenico il coro, la corale polifonica Don Ruggero Coin di Bova Marina, diretta dal maestro Aldo Gurnari. Un applauso! Eccoli qua, guardate quanti sono, hanno fatto 2 ore di traffico, nel senso proprio fisico. Un applauso ancora perché sono tanti. Solo te veo, solo te deseo, eo. Ancora perché sono tanti. Mira Sofia, ed ecco qui il nostro maestro. Saliamo qui sulla pedana, il maestro Aldo Gurnari, che ha subito accolto il nostro invito, così come tutti loro che insomma hanno, non sapendo dove sarebbero andati ad esprimersi. Sapete benissimo che stasera ci dedichiamo all'area grecanica, mentre la prossima settimana con la figura del cantastorie faremo una cosa più legata alle tradizioni popolari. Ogni domenica c'è un collegamento diverso. Allora, quando è nata questa corale polifonica? Che genere di repertorio fa e naturalmente qual è la peculiarità che questo bellissimo coro ha? Allora, buonasera a tutti innanzitutto. E questa colare è nata un po' di anni fa, questo lo dice lunga anche sulla nostra età. Comunque, è nata nel 1989, è nata in un ambiente salesiano, prima si parlava di cristianità, insomma, e infatti è intitolata ad un importante salesiano, Don Ruggero Coin, e quindi è la corale Ruggero Coin di Bova Marina. Il repertorio che fa questa corale, che esegue in genere il repertorio classico coreuta, che va dal 1600 ai nostri giorni, quindi musica sacra, musica profana, le messe, la cultura bizantina anche presente nel nostro territorio. E la terza domanda qual era, professore, che non me la ricordo, perché erano tre. La peculiarità nostra fondamentalmente è quella dell'appartenenza all'area grecanica. Forse siamo l'unico coro che esegue dei brani originali in lingua greca di Calabria. E un'altra peculiarità è quella proprio, mi ricollego al discorso che ha fatto il sindaco prima, la seconda sinagoga più antica d'Europa rinvenuta a Bova Marina. Noi in omaggio pure a questa cultura eseguiamo questa sera, vi faremo ascoltare dei brani in lingua ebraica. Quindi il repertorio di questa sera sarà così composto: dalla canti in lingua greca di Calabria, lingua ebraica, e poi faremo un piccolo intervento pop con musica in inglese, in questo caso stasera. Vi faremo compagnia per circa un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Tra l'altro c'è l'occhio attento e vigile del già sindaco di Bova Marina, il professore Zavettieri, che saluto, quindi lui poi ci dirà sulla pronunzia che il coro farà durante l'esibizione, o no professore? Vedremo. Noi ci fidiamo. E mentre il nostro Domenico sta sistemando, perché sapete benissimo che ci sono degli accorgimenti tecnici, voglio chiedere, voi quest'estate farete anche delle esibizioni, avete già fatto un'esibizione venerdì, se non sbaglio, alla Casa del Teatro della Cultura, una cosa così? Sì, praticamente abbiamo fatto una ripresa audio, una ripresa audio per la sede RAI di Cosenza, e quindi andrà in onda su Radio Rai, e proprio abbiamo fatto la struttura era una struttura nuova, sono state inaugurate nell'area grecanica molte strutture, Bova Marina c'è, cioè questo tempio della musica così l'hanno chiamato, dove ci sarà attività artistica. Noi venerdì abbiamo fatto questa manifestazione. Io approfitto nel frattempo per dirvi che noi organizziamo una manifestazione che si chiama Voci nel Mediterraneo, è la quarta edizione che facciamo, è una rassegna corale, ci saranno
dei cori, e ci sarà anche, ci saranno degli artisti, violinisti e altri musicisti che faranno, e si terrà in Piazza Municipio a Bova Marina. A proposito di questo, ti volevo dire, vedo due maestri che accompagneranno, li presentiamo o li presenti tu? Certo, sì, il maestro Angelo Arlando al pianoforte, Maria Grazia Lucera al violino. Questa sera siamo in tanti, tu ci hai detto, purtroppo questa sera siamo in pochi, la corale ha più componenti, però siamo allo stesso presenti. Ci fa piacere, grazie a te per averci invitato. Siamo Vittorio Orecchie, e che la Calabria che vogliamo raccontare al nostro premiato stasera è, perché è chiaro che quello deve emergere, quello deve essere il messaggio di questa sera. Vediamo se siamo un po' a posto, sapete benissimo che ci sono delle cose logistiche che vanno rispettate. Nell'attesa vi volevo anche ricordare che tra gli altri luoghi quest'anno calabresi che frequenteremo saremo anche a Scilla, esattamente il venerdì 22 luglio verrà Maria Giovanna Grifi. Maria Giovanna Grifi è praticamente la nipote proprio di una compagna di Edoardo De Filippo, e ha scritto proprio un libro dal titolo Chiamatemi Paola Riccora. Paola Riccora è stata la prima fondatrice della SIAE di Napoli, e ha scritto proprio un libro con aspetti inediti di questa grande storia d'amore con Edoardo De Filippo. Verrà, è una ricercatrice all'Università di Firenze, è critico teatrale e cinematografico, anche se noi in casa alle Muse ce l'abbiamo, che è la nostra Paola a Benavoli, e naturalmente presenteremo nella piazzetta insieme alla vicepresidente Teresa Polimeni, insieme a Mirella Marra, la direttrice dell'Archivio di Stato, presenteremo questo libro proprio nella piazzetta dello Spirito Santo di Scilla. Mi pare che possiamo andare, le fotografie di Rocuti le potrai mettere, Domenico, perché tanto i canti sono sempre di quella zona, quindi le possiamo guardare. Con che cosa partiamo, carissimo maestro? Questa sera il primo brano è un brano in lingua greca, proprio in lingua ebraica, proprio in omaggio alla cultura che ha coinvolto questo, il nostro territorio, è Keshet Levana, che significa arcobaleno bianco. Prego. Oh, yeah.
devo dire che l'atmosfera che hanno creato, no, è una specie di incanto all'interno di questa platea. Quindi venga questo brano iniziale, il brano successivo. Il brano successivo in lingua greca, calabra. E il testo del professore Salvino Nucera, mi fa piacere citarlo, e il titolo del brano è E vieti to fengari, e significa è spuntata la luna. Grazie, così come voglio ringraziare per le immagini il nostro Dario Amodeo di Merito TV del canale 817, ma voglio salutare anche l'editrice, la dottoressa Taverna, che insomma è stata talmente gentile da fare riprendere queste due serate, così come c'è anche la signora Lidia Zumbo, che naturalmente appartengono alla squadra. Ma prima abbiamo iniziato un po' in ritardo perché c'erano delle interviste, e quella l'ha fatta la nostra giornalista Francesca Martino, che condivide con me, insomma, 7x1, che è questo rotocalco di informazione. Grazie e buon ascolto. Caro maestro, ci stiamo domandando, bravissimi, un applauso sostenuto, perché veramente in questo cortile...
No, vabbè, invece quest'altro brano è Tis di Keusinix, è un brano di Mikis Theodorakis, parla dell'emigrazione, della diaspora dovuta a motivi politici, a motivi economici. Ecco, il senso di questo brano me lo ricordo bene, insomma. Mikis Theodorakis sicuramente lo conoscete tutti, ora vi interrogo. Sì, magari mi trovo impreparati. E il brano si intitola Tis di Keusinix, Ilienoide. Buon ascolto. La corale Don Ruggero Coi. Maestro, come stanno cantando? Allora, voi, secondo voi come stanno cantando? E questa è la musica che... Così, siamo vicini alla premiazione. Allora, i due brani, così non vi interrompo. Sì, avevamo previsto tre. Comunque, no, voglio dire... E poi facciamo le... All'ultimo, vabbè, allora... Non interrompere un'altra volta. Va bene, speriamo di farcela. Erev... Erev Shel Shoshanim, un altro brano in lingua ebraica. Benissimo, prego.